Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Sappiamo tutti che Keyforge è stato creato da Richard Garfield, storico ideatore di Magic the Gathering, e negli ultimi periodi mi sono sempre più spesso ritrovato a pensare al percorso che ha dovuto fare il primo gioco di carte collezionabili al mondo per arrivare dove è ora, un colosso che da quasi un trentennio domina la sua categoria. Ora, sapendo i successi e i fallimenti che il gioco nato in Pennsylvania ha dovuto superare e basandosi su una storia che dal 93 appassiona milioni di giocatori in tutto il mondo, la domanda è: cosa può imparare Keyforge da Magic the Gathering? Per affrontare questo discorso delicato ho chiesto aiuto ad uno youtuber che è stato uno dei primi a portare sul tubo Keyforge in Italia. E mi sono rivolto a lui perché ha le conoscenze adatte, secondo me, per rispondere in maniera precisa alle domande che gli verranno poste in questo video. Ho l'onore di avere qui sul canale dell'Arconte del Crogiolo, FabForge. Ciao Marco, intanto è un piacere essere qui sul tuo canale, ti ringrazio per avermi ospitato e per affidarmi il compito di rispondere a queste domande molto interessanti che mi hai posto e spero che possano aprire anche una piacevole discussione con i tuoi follower e la tua community, e la community di Keyforge in generale. La prima domanda è: in Magic the Gathering ci sono diversi formati di gioco. Si parte dal Modern, passando per il Pauper, fino ad arrivare al Commander. Comprendo che queste modalità alternative siano tipiche di giochi di carte collezionabili, ma per Keyforge si potrebbero creare formati diversi di gioco ufficiali che potrebbero aiutare lo stesso ad essere più dinamico e non rimanere statico alla solita partita uno contro uno? Guarda, innanzitutto riflettiamo sul perché Magic ha e ha la possibilità di avere tanti formati, ovvero al di là dell'avere tantissime espansioni, visto che è un gioco quasi trentennale ormai, ma da questo punto di vista anche Keyforge sta inanellando un buon ritmo di pubblicazioni. Ovviamente, per parlare di formati diversi, si deve parlare ovviamente della possibilità di deck building, che ovviamente, come tutti ben sappiamo, è il pregio, ma allo stesso tempo il limite più grande di Keyforge. Quindi tu mi chiedi, sono diversi formati, dal Pauper al Commander, eccetera, eccetera. Certo, è possibile perché, come ho sempre detto, in Magic c'è l'elemento creativo, mentre in Keyforge non ce l'abbiamo. Quindi secondo me sarà molto difficile vedere formati diversi mantenendo le regole originali, ovvero si forgia al 3 e si chiude lì, si forgia a 6 ambre e a 3 chiavi si chiude, perché quello è proprio il cardine, secondo me, che bisognerebbe cambiare per aprire, tra virgolette, più che a nuovi formati, dire nuove modalità di gioco di Keyforge, perché di questo si sta parlando. Come già adesso ci sono nuove modalità di gioco sia per i tornei che per le sfide uno contro uno, no? Sappiamo tutte la sfida adattiva, piuttosto quella in cui si scambia il mazzo, il meglio delle tre secca, il discorso tutto da applicare vincoli sui mazzi, eccetera eccetera. Quindi secondo me l'unico modo che abbiamo per vedere nuovi formati in Keyforge è il cambiamento forse di qualche regola generale, ecco. Sarebbe molto interessante, secondo me, come modalità, che a mio parere può sembrare la più fattibile, avere quello che in Magic si chiama Two-Headed Giant, ovvero 2 contro 2, con un aggiustamento minimo delle regole, ma secondo me quella può essere la via più interessante. Per Magic c'è anche la sua piattaforma online chiamata Arena, dove milioni di giocatori si sfidano attivamente ogni giorno. Potrebbe la creazione di una piattaforma di gioco online sviluppata da FFG o Asmodee aiutare la crescita di Keyforge? Beh, questa, Marco, è una domanda che penso trovi una risposta unanime a furor di popolo, nel senso tutti noi, tutti gli appassionati di Keyforge vorrebbero una piattaforma online ben fatta, ben studiata, un bel software per giocare come si deve. Beh, tu qua mi citi Magic Arena, ma ricordiamo che già da fine anni 90, credo dal 99, la Wizard ha sviluppato MTGO, Magic Online, che
che per quanto non si sia mai aggiornato negli anni e sia un banalissimo foglio Excel, tutt'oggi è utilizzato soprattutto da professionisti, pro player o anche appassionati del mondo competitivo per playtestare, perché è questo che un software online dà alla fascia di pubblico più interessata all'aspetto competitivo: la praticità, la velocità, l'essenzialità di poter effettuare un numero elevatissimo di game e confrontarsi, rendersi conto se il proprio mazzo funziona, non funziona, portarlo a tornei, oppure utilizzare anche mazzi non in proprio possesso per capire i loro punti di forza, come counterarli addirittura, o capire come poterli battere. E quindi aiuta tantissimo tutta la fascia di pubblico competitiva, ma così come è adesso Arena, è un ottimo mezzo per avvicinare nuovi potenziali clienti, ovviamente software gratuiti, che aiutano ad allargare l'organico delle persone interessate al gioco. Quindi assolutamente sì, è un bene e dovrebbe esserci, anzi non potrebbe fare che bene a tutta la comunità di Keyforge. Questa è una domanda che potrebbe già vedere come Keyforge sta imparando qualcosa da Magic. Avere un merchandising vario che arricchisce l'esperienza di gioco di chi si cimenta in Magic invoglia chi colleziona a voler spendere in surrogati del prodotto principale. Ultimamente abbiamo visto che nei tornei organizzati di Keyforge potrebbero esserci miniature dei personaggi che popolano il crogiolo. Secondo te, guardando anche l'evoluzione di Magic, potrebbe Keyforge seguire le stesse orme? Secondo me, credo che sia un processo della naturale evoluzione del brand, ovvero più diventa famoso e ovviamente il reparto R&D adatto appunto a sviluppare il gioco a 360 gradi e non solo nel suo aspetto cartaceo, gli verrà da sé naturale ricercare e ampliare in tutti gli altri ambiti che possa interessare alla fanbase, perché poi Magic è cresciuto da solo, cioè è stato per tanti tanti anni esclusivo un gioco di nicchia da nerd, tabletop e fine, da tavolo. Solo dopo si è evoluto con la fame e tutto, ma credo che sia un processo naturale, appunto, come dicevo, della sua evoluzione. Poi ha iniziato a vedersi a fiere, ad eventi magari di fumetti, le persone hanno iniziato a fare i cosplay delle carte più celebri, eccetera, eccetera. Poi è inevitabile che venga fuori tutto questo, ma penso che lo abbiano già in programma, solo che se un gioco non è ancora famoso o alla ribalta al 100% e sta ancora ritagliando e capendo quale nicchia del mercato può e deve andare a occupare, allora secondo me in questo momento bisogna un attimino aspettare, cioè si devono formare ancora, cioè c'è troppo ancora poco background, poca storia, pochi personaggi ancora così centrali, clutch, per poi andare a fare un merchandising ad hoc. Tant'è che all'inizio Magic appunto c'erano delle creature un po' storiche, un po' famose da tutte, che hanno all'inizio preso la ribalta, ma il vero merchandising di Magic è nato negli ultimi tempi, proprio negli ultimi anni, da quando si sono inventati i viandanti, che poi adesso li chiamano solo Planeswalker, e da lì sono diventate queste figure così centrali nella storia, che sono diventati i punti di riferimento, le immagini del brand volute da Wizard e non volute dalla fanbase, e a quel punto sono nati dai Funko Pop piuttosto che a statue, riproduzioni, eccetera, eccetera, oltre che a prodotti signature relativi alle carte proprio dedicati ai viandanti, come penso gli spellbook, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è un'evoluzione, sarà il passo successivo, ma sarà un'evoluzione più univoca sia da parte della fanbase, della community, sia proprio da una precisa richiesta e indirizzazione dall'alto di dare dei simboli, dei punti di riferimento. Ma secondo me queste sono tutte cose, sono tutti aspetti secondari, diramazioni che verranno fuori quando sarà ancora più popolare Keyforge, che per il momento mi sembra rimanere un piacevolissimo gioco di nicchia per veri appassionati. E mi permetto di aggiungere che secondo me era questo l'obiettivo di Garfield, visto che Magic era nato con un'idea ben precisa e poi è diventato talmente travolgente che è diventato tutt'altro, e Garfield ne ha perso il controllo rispetto a ciò che aveva in mente lui, e infatti poi se n'è andato, cioè ha lasciato perdere, ha lasciato tutto in mano
alla Wizard, prima o poi di potersi dedicare a Keyforge. Quindi secondo me, non so anche lui quanto voglia che diventi così commerciale il prodotto, che non vuol dire non di successo, attenzione, sono considerazioni diverse. Quindi qui non posso che dirti, chi vivrà, vedrà. Nei tornei, oltre ai playmat, le varie carte promo che oramai stanno andando verso l'estinzione e i deck box di cartone con tutto quello che di solito si ottiene quando si partecipa ad un evento locale, l'introduzione di premi più vari che possano invogliare la gente a partecipare ai tornei potrebbe essere una mossa valida? In Magic è molto semplice. Premi, allora, dai tornei in fumetteria sì, ci sono le buste promo. Parlando proprio degli ultimi tempi, sono state introdotte l'anno scorso, peraltro, da Wizard, delle particolari buste promo con all'interno un numero ristretto di carte prese da una pool particolare. Sono molto interessanti. A seconda del grado di piazzamento ci sono buste premio di meno valore e al primo posto di solito buste premio di maggior valore, visto che il contenuto di solito è totalmente foil. Quindi il fatto appunto di avere, come sempre, si torna sempre lì, un deck building libero va a influenzare anche il tipo di premio che uno può andare a vincere, visto che in Magic tendenzialmente chi arriva ai primi posti cosa vuole? Non giriamoci intorno, o i soldi o appunto qualche carta premio, promo esclusiva, qualche bustina, diciamo, che abbia un certo status quo, che faccia dire: ah, guarda, ho vinto questo evento, ho questo prodotto esclusivo. In Keyforge, come ben sappiamo, non potendo noi manipolare a nostro piacimento i nostri mazzi, o davvero si potrebbe pensare di fare una serie esclusiva di carte del set. Prendiamo l'espansione, esempio, mutazione di massa, perfetto. Facciamo tutta una serie di carte altered art, piuttosto che diverse, piuttosto che con un art diverso, uno sfondo diverso, borderless. Adesso poi abbiamo fatto 800.000 versioni, la Wizard, che poi possiamo andare a sostituire dentro la nostra carta del mazzo, tanto la carta è sempre quella, però anche lì verrebbe fuori il problema dell'ID di questo e di quell'altro. O addirittura si potrebbe pensare di mettere in premio dei mazzi esclusivi. Questa sarebbe una scelta molto forte, ma farebbe molto gola. Ad esempio, per ogni torneo grosso viene stampato un mazzo esclusivo di Keyforge nuovo che si può avere, che lo può avere solo chi vince il torneo. Diciamo, viene stampato un mazzo commemorativo, magari con anche scritto il simbolino dell'evento o che sottolinei che venga assegnato solo a chi vince, e quello sarebbe un premio molto interessante, secondo me, veramente, veramente esclusivo, anche da un valore economico molto alto. Quello secondo me sarebbe una cosa interessante, come per un periodo venivano stampati con bordo oro, quindi non utilizzabili in tornei, a prezzo ridotto, la Wizard stampava ed erano acquistabili i mazzi dei campioni del mondo per ogni anno, i World Champion Deck, che sono più o meno merce rara per i collezionisti, perché sono noti questi mazzi per avere il bordo oro. Quindi avere magari dei mazzi esclusivi come premio per chi vince potrebbe essere un payoff molto interessante. In Magic the Gathering i prodotti messi in vendita per arricchire le esperienze dei giocatori sono innumerevoli. Ci sono articoli sia dedicati ai veterani che alle nuove leve. Avere dei prodotti nuovi, diversi dal solito starter set e mazzo deluxe, potrebbero incrementare l'interesse da parte dell'utenza? La risposta è banalmente sì, chiaro, certo, ovviamente. Anche perché la scelta, io quando entro in fumetteria e mi vedo lì un muro di prodotti di Magic totalmente diversi. E al di là del pre-release kit quando esce un'espansione, e c'è la busta singola, e c'è il Planeswalker deck, e c'è il box, e c'è la collector booster, e c'è questo, e c'è quello, i commander deck, cioè ovviamente, al di là che molti prodotti sono relativi al formato d'appartenenza, quindi è inevitabile che avendo più formati crei ovviamente già di base una maggiore varietà di prodotti, ma veramente, è come dici tu, c'è sia scelta che per i veterani che per i nuovi, o che per i casual player e per i, o per i giocatori più affezionati, nel senso, c'è chi non segue Magic ma ogni tanto gli piace semplicemente entrare in fumetteria, comprarsi una busta e farsi una sbustata, oppure c'è chi le buste no, ma mi compro il Commander Deck perché ci sono delle carte interessanti esclusive che ci sono solo lì. Oppure c'è chi si fa solo i pre-release e quindi si prende i pre-release kit. O chi gli piace sbustare in maniera
abnorme si compri box. Cioè, quello è senza dubbio un punto di forza, di nuovo però guarda, consolidato negli anni. Perché di nuovo, come si è arrivati a questo? Dopo 30 anni di evoluzione di un brand, di una fanbase conscia soprattutto di ciò che vuole, perché questa è una riflessione importante, tu dai un prodotto quando sai esattamente che cosa vuole la gente. Quindi ci sono tutti questi prodotti perché la Wizard sa che la sua clientela è molto variegata e ogni persona vuole un prodotto specifico. E quindi i prodotti, la varietà di prodotti non è fatta casualmente, ma è fatta su uno specifico target. Poi chiaramente quando sei il gioco più noto e famoso ti viene anche più facile e spontaneo, ma assolutamente deve esserci complicità e duplicità nell'interesse. Io faccio tanti prodotti perché so che tante persone richiedono una cosa specifica. Non c'è una persona che è affascinata da tutto quanto. Quindi anche lì, secondo me, processo di evoluzione, bisognerà capire l'utente medio di Keyforge a cosa è interessato, ma soprattutto quanto vuol diventare grande Keyforge. C'è da dire che gli starter deck, alla fine, cosa fa il giocatore medio di Keyforge? Punta a o comprarsi una tonnellata di mazzi, quindi uno più box, per bussare e trovare un mazzo che gli interessa, se vuole darsi all'ambito competitivo o da collezione o per piacere di aprire tanti mazzi della nuova espansione, oppure cosa fa? Va in giro e cerca su forum, blog, eBay, chi ne ha più ne ha più ne metta, mazzi apparentemente forti per fare tornei. Mentre il casual player che cosa farà? Comprerà il mazzettino o va a giocarsi Sealed ed è contento lì e torna a casa contento. Quindi, di nuovo, sì, gli potrebbe aggiungere dei prodotti, ma cosa potrebbe aggiungere? Come? Visto che le bustine sono ovviamente tagliate fuori. Tornando alla primissima domanda, secondo me, qualora dovessero introdurre nuovi formati, cambiando magari qualche regola o famoso Shredded Giant o cose così, potrebbero magari inventarsi qualche prodotto nuovo. Ma essendo un gioco di mentalità così chiusa, è anche difficile trovare qualcosa di interessante. Sicuramente potrebbero migliorare ciò che già offrono, fare diversi tipi di starter deck, fare starter deck più ricchi, con magari dei gadget in più, non lo so. Però sicuramente la ristrettezza e la targetizzazione estrema che Keyforge ha impone anche un determinato tipo di prodotto. Ora trattiamo un argomento che ha visto Magic come precursore assoluto, l'introduzione di foil e carte full art. Avere questa novità che fa trovare in modo casuale questa tipologia di carte nei mazzi unici potrebbe rappresentare una novità interessante? Questo è stato il degrado attuale che sta vivendo Magic e che sento e condivido e condividono giocatori che giocano, giocatori esperti, giocatori che frequentano il gioco da tanto tanto tempo. Ormai Magic è diventato un circo, sinceramente, tra foil, full art, borderless, borderless non foil, borderless foil. È veramente diventata un'estremizzazione, iniziata con Ultimate Master, quando hanno introdotto queste benedette borderless, full art, foil, ed erano un'esclusiva della Box Topper. Poi si sono resi conto che si poteva fare i soldi con questa cosa, allora l'hanno messa in ogni set base e avevano fatto le collector booster. Si sono proprio venduti, cioè secondo me ormai Magic la sua anima vera, bella, l'ha persa. Ecco, l'ha persa, è diventato un prodotto commerciale, hanno capito che a tutti piacciono le carte sbrilluccicose con un'art diversa. Da renderlo un prodotto esclusivo l'hanno reso quasi un prodotto canonico e addirittura fa quasi passare l'idea di, dato che è così facile avere questa versione della carta, perché giochi ancora la carta normale? E a me questo non piace, perché davvero rendi un prodotto esclusivo, veramente esclusivo. Pensare che all'inizio le foil erano veramente difficili da trovare nei pacchetti, ma per avere art diverse o cose, cioè c'erano le Judge Promo, le DCI, cioè carte che avevano uno status quo per averle, e per fortuna quelle sono rimaste carte di un certo valore, non si sono banalizzate. Ma al di là di ristampe, mica ristampe, adesso con tutto questo borderless e qui e là e topper e questo e quell'altro, è diventata veramente la caccia all'oro, cioè si è perso un po' il valore. Ovviamente quando demitizzi
un qualcosa di là irraggiungibile, è chiaro che se sei una persona un minimo assennata e che non ti fai buttare il fumo negli occhi, ti rendi conto che stanno svalutando. Pur di far soldi, anche per il mercato secondario, si sono abbassati a questo. Quindi Keyforge, per non cadere, diciamo, in questa stessa trappola, speriamo che non ci cada, quello che tu mi domandi è molto interessante, cioè in qualche mazzo, casualmente, mettere una versione speciale, un art speciale, non è una cosa brutta, è un'idea carina, non costerebbe nulla farlo. Quello sarebbe, secondo me, una buona idea. Cosa porterebbe questo? Porterebbe ad avere mazzi ancora più ricercati, maggiore voglia di sbustare, maggior valore dei mazzi anche sul mercato secondario. Questo secondo me è una buona idea, una buona via, che è quello che era Magic all'inizio. C'era una percentuale stampata su ogni bustina con scritto ogni tot carte si può trovare una foil. Non che c'è per forza una foil a busta, no. Altrimenti si decade, si iniziano a dire ecco in ogni mazzo c'è per forza una foil. Già sarei poco d'accordo. Se ogni tot mazzi uno ha la percentuale di trovare una carta altered art, foil o quello che è, sarebbe assolutamente interessante. Poi anche lì bisognerebbe capire se far rendere foil solo una determinata pool di carte, magari quelle più rappresentative, sarebbe interessante, o come era Magic, per ogni carta c'era la foil. Quelle poi sono scelte, però non dispiacerebbe come cosa. E mi riallacciandomi a quello che ho detto prima, domande precedenti, ovvero nell'idea di come premere un torneo, magari dare un mazzo esclusivo al vincitore stampato ad hoc per l'occasione, non sarebbe brutto magari a quel punto se in quel mazzo ci sono più foil o fosse tutto foil o tutte le carte chiave, diciamo, sarebbero Altered o Borderless. Però, come ho appena detto, riempire un gioco di prodotti esclusivi e poi demitizzarli, secondo me è un passo falso. Quindi meno male che per il momento Keyforge sta andando molto molto con il piede sul freno, molto piano, piede sull'acceleratore molto leggero, piede ben saldo sul freno. E niente, quindi ti ringrazio Marco per avermi iscritto, per aver pensato a me, per pormi queste domande. Spero che le mie risposte possano essere stati di tuo gradimento, possa aver interessato i tuoi iscritti. Quando vuoi, io sono qua a tua disposizione per ogni tipo di riflessione, domanda e chiacchierata. Quindi un saluto, un abbraccio a tutti e continuate a seguire Marco e iscrivetevi assolutamente al suo canale. Ringrazio FabForge per aver risposto in maniera esaustiva ad ogni domanda e per essersi prestato per la realizzazione di questo video. È stato un vero e proprio piacere averlo ospite sul canale e mi auguro di rivederlo presto al timone del suo. Potete trovare il link in descrizione. Prima di passare ai saluti però ho una domanda anche per voi che seguite il canale. Cosa ne pensate delle ambre digitali e cosa potrebbe imparare Keyforge da Magic che utilizza ITX come valuta? Fatemi sapere nei commenti le vostre opinioni in merito e come il nostro gioco potrebbe migliorare ancora per regalare a tutti i forgiatori un'esperienza unica. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa e se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!